Una delle tecniche più potenti per invocare gli spiriti è la magia sacra di Abraham Elin, scritta da Abramo l'ebreo durante il regno dell'imperatore Sigismondo di Germania nel 1377. Gli incantesimi magici furono dati da Abramo l'ebreo da un egiziano chiamato Abraham Elin. Fornisce istruzioni sul come consacrare un pezzo di pergamena e come scrivervi sopra i nomi degli spiriti planetari e angelici. Quando si invocano questi nomi, gli spiriti sciamano nel cerchio del mago. Questo libro è stato bandito in molti paesi a causa di eventi catastrofici che accaddero in Inghilterra all'inizio del XX secolo. Un mago scrisse al Physic News Journal che dopo aver scritto su un pezzo di pergamena, seguendo le istruzioni del grimorio di Abraham Elin, e la sua casa si riempì di una tangibile oscurità, così intensa che fu necessario accendere lampade in ogni stanza, persino in giornate di sole. Nel 1927 la società di ricerca psichica ricevette resoconti di un mago inglese che aveva invocato accidentalmente uno spirito invisibile di un potere così immenso che infine si manifestò in piena vista, assumendo la forma di un diavolo con serpenti al posto dei capelli. You author of pain. You corrupter of justice and innocence and youth. You begetter of death. Uriel Seraphim, Zati Zata. Zati Zata. Galatin Galata. Galatin Galata. Il sacro libro di Abraham Elin istruisce il mago su come invocare il suo personale angelo custode. Questo angelo custode è poi inviato nei piani astrali per trovare spiriti che possiedono informazioni richieste dal mago. Viene poi spiegata una mappa stradale nel mondo dello spirito, basata sull'albero della vita della Kabbalah. Il libro descrive persino il processo di invocazione dello spirito di Lucifero, il diavolo stesso. Anche altri demoni dai nomi Astaroth e Belzebù possono essere invocati usando questo potente testo. A Londra, durante il XIX secolo, furono tenute delle sedute all'Horniman Museum dai membri delle società segrete Golden Dawn, che adottarono molte delle tecniche direttamente dal testo di Abraham Elin. Bram Stoker, l'autore di Dracula, e Aleister Crowley, l'autore del Libro della Legge, che fu dettato dagli spiriti, studiarono entrambi il sacro libro magico di Abraham Elin. Blood in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Magic. Picatrix.
Il Picatrix è uno dei più antichi grimori ed è stato tradotto solo di recente in inglese. Il Picatrix ha origini in Arabia ed è una delle fonti primarie di informazioni sugli spiriti dei pianeti, altrimenti noti come angeli, e su come contattare demoni e diavoli. Il Picatrix fu tradotto in latino nel 1256 e studiato dal re Alfonso. Il re lasciò infine in eredità un terzo dei suoi regni ai Cavalieri Templari, in cambio della consegna del Picatrix e di altri grimori magici. Furono il Picatrix e altri grimori magici che ispirarono i Cavalieri Templari ad inviare spedizioni e a scavare il sito del Tempio di Re Salomone a Gerusalemme. Questa ricerca divenne romanticizzata da Geoffrey Monmouth nei suoi scritti medievali, che nominarono in codice la collezione di antichi insegnamenti magici come il Santo Graal. Il Picatrix fu bandito per molti secoli perché non solo illustra come invocare lo spirito di un pianeta, ma continua col mostrare come impiantare questo spirito nella testa di una persona deceduta, che viene poi animata usando ulteriori incantesimi magici. La testa può in seguito essere interrogata per dare risposte, per cui lo spirito di un pianeta può essere invocato per parlare per mezzo della testa di un cadavere. Il Picatrix contiene una ricetta che include la testa mozzata di un giovane uomo appena deceduto. Questa testa verrebbe messa in un recipiente di vetro e conservata usando una gran quantità di sangue umano e diverse once di oppio. Il recipiente verrebbe poi sigillato e messo sotto terra e verrebbero recitate delle preghiere per congiurare uno spirito a prendere residenza nella testa del cadavere. Queste teste magicamente infuse erano possedimenti preziosi tra maghi impiegati dall'elite regale nel Medioevo. Queste teste divennero note come Baphomet. Spesso la testa veniva posta in ornati scrigni d'argento allo stesso modo delle reliquie religiose ed interrogati durante elaborate cerimonie magiche. Durante i processi di eresia dei Cavalieri Templari, alcuni iniziati confessarono che teste di Baphomet venivano utilizzate per divinizzare informazioni in roccaforti templari a Parigi, Londra e nel sud della Francia. I riti magici dei Templari ispirarono molte società segrete future, molte delle quali cercarono di sfruttare il potere dei demoni per fini politici e finanziari. Il Picatrix ispirò ulteriori testi magici come il Testamento di Salomone, un sofisticato libro di demonologia che descrive come invocare Belzebù, un principe demoniaco dell'inferno. Secondo antichi testi scritti dal re Salomone, quando Belzebù fu interrogato in merito al suo ruolo demoniaco, lo spirito demoniaco rispose: «Io distruggo re, mi alleo con tiranni stranieri. Scaglio demoni sugli uomini, ispiro uomini di Dio a commettere peccati malvagi, malvagie eresie ed azioni illegali.
evil heresies and lawless deeds. Ispiro gli uomini a commettere omicidi e a dichiarare guerra gli uni agli altri. And declare war upon each other. I will destroy. Io distruggerò il mondo. Dopo che furono smascherate le eresie dei Cavalieri Templari, i Templari divennero clandestini e si riformarono nella massoneria internazionale mondiale. Una delle password segrete utilizzate in massoneria è Belzebù. Giunti al XVI secolo, il testo magico dell'Arabia e la Kabbalah furono nelle mani di maghi che consigliavano la corte reale d'Inghilterra.